Cinto è una città morta. Questa amministrazione non ha più rispetto per le tradizioni. Ci sono le buche nelle strade ovunque. I parchi sono in mano alla criminalità. Manca la segnaletica orizzontale. Non ci sono più luoghi per i giovani. C'è immondizia ovunque. Il centro storico è vuoto. La gente non raccoglie le cacche dei cani. I commercianti stanno sempre chiusi. Quando c'è il carnevale non si parla d'altro. Nessuno pensa alle frazioni. E i campi da calcio? Abbiamo una piscina che fa schifo. Chiusa d'estate. L'incrocio di via Canne è pericolosissimo. Questa città amministrata a 30 anni a favore di pochi. Questa città è piena di immigrati. Benvenuti amici di Obiettivo 100 a questo podcast che si chiama Radio Bugadera. Sì, questo qua è un po' il sogno di tutti i centesi. Finalmente noi mettiamo nell'etere un contenitore solo per le polemiche. Esattamente, siccome sul nostro canale YouTube abbiamo sempre cercato di starne fuori, anche perché insomma gestire le polemiche non è facile, qua abbiamo deciso neanche di metterci la faccia, solo la voce. Esattamente, e sarà una voce fastidiosissima. Radio Bugadera è il podcast che parla di piazza e soprattutto di quello che si dice in piazza, perché insomma, come lo sapete tutti quanti, polemiche, soprattutto nell'unica vera piazza che esiste in questo momento, Facebook. Esattamente. Perché è lì che la gente si ritrova, è la gente che scancara contro l'amministrazione, ed è lì che si è scatenato il putiferio. In questa prima puntata noi vogliamo parlare della Befana, la Vecia, quella che una volta veniva di notte con le calze tutte rotte e che quest'anno a 100 non è venuta, non si è fatta vedere. Non c'è stata la Befana a 100. Come quest'anno cantava Zucchero, per colpa di chi? e questa è la conclusione che nessuno può sapere. Allora, tanto pioveva, quindi la Befana, partiamo da questo presupposto, non si sarebbe fatta lo stesso. Aveva i carboni bagnati, come si dice in gergo. Però dal nervoso che c'era la gente su Facebook, dico che anche se pioveva ci sarebbe andato lo stesso la gente, perché manca la Befana, c'entra una città morta. Le insolenze che si è beccata questa amministrazione per non aver fatto la Befana, credo che veramente dimostri quanto c'entra sia veramente, veramente attaccata alle proprie tradizioni. Esatto, questa è una città che le sue tradizioni le ama, le rispetta, e era una città già ferita, perché venivamo da delle festività natalizie dove non c'era la natività in piazza, non c'era il presepe. E quindi queste tradizioni non sono più rispettate, questo qua. Però secondo me, pensando a Decima, che la natività l'hanno fatta e poi c'è qualcuno che l'ha tirata giù, forse insomma, ma cioè, quello che mi sono chiesto: a Corsi per caso, dato il divieto ai frati cappuccini lì alla chiesa del Rosario, di non... No, ma guarda, visto che siamo sulla polemica, lo sai com'è questa gente di sinistra, no? Sono così legati a queste cose che possono essere offensive, al politically correct, magari sai, si offendeva qualcuno. Insomma, fatto sta che non si è fatta la Befana, la gente è partita in pompa magna, ovviamente la colpa è dell'amministrazione, perché governano loro, finché come una sberla a Vito, la Proloco pubblicava le foto delle vecchie edizioni e di quest'anno della piazza, dove ribadisco pioveva e non c'era nessuno. Allora che Vito penso che sia la prima volta che prende parola contro qualcuno e si è scatenato contro Rubino. Sì, è stato abbastanza tagliente il vice sindaco della nostra città e insomma parlato di questi accordi che sono cambiati all'improvviso, una volta funzionava in un modo, adesso sono cambiati. Sì, perché dopo ovviamente anche Rubino ha ripreso penna e si è riscatenato anche lui, e c'è stato questo ping pong che speriamo che sia finito. Comunque, succo della fiera, allora Rubino aveva presentato non uno ma due eventi, 12.000 euro di progetto, di cui 6.000 un patrocinio economico finanziato dal comune. Vito ha detto no, troppi soldi, ci interessa soltanto un rogo, che parliamoci chiaro, con due pallet e un mascherone. Te come carrista ne avrai fatti tanti. Sì, mascherone, Befane, Tasi. Esattamente. Io ho fatto quasi tutte le Befane delle frazioni,
Sappilo. Questa è la notizia. potevi farla anche questa volta. Va per 100. No, per 100 no, perché a me non piacciono le tradizioni. Ecco. Sai? Comunque, 2000 euro gli ha offerto sul piatto, quell'altro, cioè, sdegnato, gli ha detto: no, io 2000 euro non ci copro neanche le spese delle calze, delle caramelle. Adesso cioè, gli ha presentato anche le fatture, no, i preventivi. E quindi, insomma, fatto sta che pare che al 5 di gennaio tutto finito e nessuno sapeva più niente, nessuno ha fatto niente. Sì, tranne il padre tempo che ha deciso di fare piovere e quindi, insomma, di fare sì che non li avessimo neanche sprecati questi soldi. Mentre nelle frazioni, esclusa Casumaro, perché Casumaro lì dove si è fermato tutto, però in tutte le frazioni hanno fatto qualcosa, faranno ancora qualcosa e insomma sono riuscite a bruciare le Befane senza polemiche, senza soldi, solo con i volontari. Quindi cioè, a 100 o c'hai gli sghei o non fai una mazza. Ma perché 100 è una città strutturata, mentre nelle frazioni, no, le piccole realtà associate o semplicemente le dinamiche di ogni comunità provvedono da sé, no? Organizzare eventi, befane, befanoni e cose varie. Invece a 100 no, hai capito? Abbiamo tutto il nostro iter, i nostri percorsi, la nostra proloco che insomma viene da un anno abbastanza battagliero. Tra l'altro mi ha fatto ridere questa cosa qua nel comunicato di Rubino che dice: vabbè, ci avete tolto settembre centesi, cosa pretendete? Che lo facciamo gratis alla Befana? Ci servono dei soldi, cioè praticamente voleva recuperare con la Befana i soldi che non va preso a settembre centese. Insomma, sai, la speranza è l'ultima a morire, nel senso che insomma è bellissimo. Però io adesso voglio dire, caro Vito, cioè, qua se ci fosse Striscia Notizia ti dava il tapiro, cioè, avete litigato a settembre centese, beh, vai a chiedere proprio la proloco di farti la Befana. Sì, infatti credo che al di là di chi abbia ragione, di chi abbia torto, sicuramente, come hai detto tu, i più attappirati sono quelli dell'amministrazione, perché comunque sono 6 mesi che la prendono di dritto e mancino. Esatto. Dalla proloco per qualsiasi cosa. No, veramente. Allora, quindi, in conclusione, perché non vogliamo dilungarci più di tanto, però vorremmo veramente tirare le somme come prima puntata, possiamo dirlo senza il beep: le litigate tra il comune di Cento e la proloco ci hanno veramente scassato la minchia. Aspettiamo con molta attesa, vigile attesa, il befanone a questo punto. Esatto. Tra l'altro, sta per arrivare il carnevale, ma le polemiche lasciamole a loro, perché cioè, ragazzi, il re del carnevale, anche il re delle polemiche, Ivano Manservisi, presenta il carnevale e quindi le polemiche le lasciamo a lui. Fatevi da parte tutti quanti, per favore. Fantastico, fantastico, assolutamente. Tra l'altro, Ivano Manservisi, che ringraziamo perché è stato lui il vero inventore del nome di questo format. Radio Bugadera è un suo marchio di fabbrica. Esattamente. Allora, questa è la prima puntata, la stiamo ancora un po' studiando, sviluppando. Fateci sapere ovviamente ovunque sui social cosa ne pensate. Proviamo veramente a parlare un po' di quello che non siamo riusciti a inserire da altre parti, anche perché girare i video, montaggi e tutto quanto prende tanto tempo. Abbiamo cercato una versione più smart, però che facesse un po' contenti tutti quelli che dicono che non parliamo mai di quello che Jerry polemica praticamente. Esatto. Quindi cioè, popolo di Facebook, piazza di Facebook, questa è la vostra casa. Noi parleremo delle vostre polemiche, dei vostri insulti, ovviamente all'amministrazione. Sì, siamo qua per parlare di buche, tombini, rami di alberi, tutte quelle volte, le volte della rocca, quelle cose lì che, dai, sono belle. Ma cercheremo anche di raccontare quelle chiacchiere che si dicono proprio in piazza, perché questa è Radio Bugadera, la radio che parla di piazza.